Allora, il concetto di radioattività è un concetto molto complicato e per poterlo capire appieno bisogna innanzitutto introdurre ancora prima il concetto appunto di isotopi. Un isotopo è infatti un atomo di uno stesso elemento, ossia di atomi formati da stesso numero di protoni, che hanno però un diverso numero di neutroni. Naturalmente questo va a definire un diverso numero di massa, perché il numero di massa degli atomi è dato appunto dalla somma di neutroni e di protoni, quindi il numero di massa sarà differente, mentre il numero atomico con il numero di protoni appunto sarà lo stesso per gli isotopi. Il concetto di radioattività infatti si traduce proprio in un fenomeno di natura appunto fisica in cui i nuclei di questi isotopi, che sono sempre più instabili, avendo troppi neutroni, hanno la necessità di alleggerirsi appunto da questo materiale del nucleo in più, diventando appunto più stabili in questo modo. Quando appunto il nucleo si disgrega, nel senso che va appunto a far decadere, diciamo, queste particelle di neutroni in più, quindi quando il nucleo si disgrega da questo decadimento dei neutroni, si dà origine appunto a questo fenomeno delle cosiddette radiazioni, con una reazione che quindi viene definita appunto nucleare, proprio perché riguarda il nucleo dell'atomo. Le radiazioni appunto sono proprio il fenomeno tramite il quale l'energia è trasportata nello spazio, ma senza trasportare con essa appunto anche ulteriore materia. Le radiazioni possono essere corpuscolari o elettromagnetiche. Corpuscolari significa che quindi queste particelle subatomiche sono dotate proprio di, appunto, di massa che si muove delle velocità molto simili a quelle delle velocità della luce, e poi avremo anche le radiazioni elettromagnetiche, quindi parleremo di fotoni che sono poi trasportati attraverso i quanti e che quindi introdurranno anche il concetto di onda elettromagnetica. La storia, appunto, soprattutto per quanto riguarda appunto la radioattività, ci insegna e ci ha tramandato che la così conosciuta appunto scienziata Marie Sklodowska, che poi noi conosciamo come Marie Curie, proprio perché il coniuge appunto faceva di cognome Curie, quindi Curie, insieme appunto al proprio coniuge riuscì ad isolare dal materiale, dal minerale per soprattutto appunto Peck Glenda, sia l'uranio che il polonio. In effetti Marie e Pierre si dedicarono con ampi e massacranti studi appunto all'isolamento di questi due materiali, proprio scoprendo il polonio e il radio e appunto l'uranio, che tra l'altro appunto traggono il nome proprio per esempio il polonio dal paese appunto natio della stessa Marie Curie. Infatti, Marie Curie si dedicò appunto allo studio della Peck Glenda, che è il minerale da cui appunto proviene l'uranio, che è un elemento radioattivo, e lei si rese conto che appunto il minerale stesso era ancora più radioattivo dell'uranio, e quindi capì che all'interno del minerale che conteneva l'uranio ci dovevano per forza essere ulteriori sostanze, appunto come andò a scoprire, quindi polonio e radio, che dovevano essere anche più radioattive. Ed ecco che da qui appunto derivava la maggiore radioattività della Peck Glenda piuttosto che del uranio. Per quanto riguarda la radioattività, possiamo dire che ci sono anche dei modi, tra virgolette, biologici per poter calcolarne appunto l'effetto che influenza appunto il nostro corpo, che sono la dose equivalente e la dose assorbita. La dose assorbita, infatti, dal nome stesso dell'unità di misura, la dose che viene assorbita da un corpo della radioattività, quindi la radiazione appunto assorbita da un corpo, e al tempo stesso abbiamo anche la dose equivalente, che viene qui misurata in sievert, e in base a sievert noi riusciamo a capire anche gli effetti che ci possono essere dal punto di vista proprio rischioso sui corpi, in base al numero di sievert. Vediamo inoltre che un
un particolare appunto fenomeno che contribuisce alla radioattività è proprio questo decadimento radioattivo, quindi il decadimento di questi neutroni che abbiamo visto tendono a decadere proprio per alleggerire il nucleo. In effetti il nucleo si può eccitare o può anche essere soggetto a delle vibrazioni, vibrazioni atomiche appunto, e queste vibrazioni inizieranno ad essere sempre più forti fino a che i nucleoni, quindi nel particolare i neutroni, tenderanno ad essere preponderanti in confronto appunto all'isotopo naturale e di conseguenza a decadere proprio per un effetto prettamente naturale. Possiamo infatti avere differenti tipi di decadimento radioattivo che si differenzia in emissioni alfa, beta e gamma e in ordine appunto vediamo che le emissioni alfa prevedono soprattutto l'emissione di due protoni e di due neutroni e sono le cosiddette diciamo emissioni che caratterizzano le particelle positive. Poi abbiamo le emissioni delle particelle beta, ossia quando vengono appunto emessi un elettrone e un positrone in base al decadimento theta- o theta+, e le emissioni gamma che non vedono appunto il decadimento di vere e proprie particelle, ma l'emissione è più che altro di energia, appunto come abbiamo detto prima, sotto forma di fotoni attraverso i quanti. Vediamo inoltre che c'è anche un ulteriore fenomeno che accompagna la radioattività, che è proprio il tempo di dimezzamento. Il tempo di dimezzamento è infatti l'insieme di tutti i tempi di dimezzamento, che a loro volta appunto sono proprio appunto i tempi in cui il nucleo appunto dell'atomo riesce a trasformarsi completamente in un altro elemento, quindi sempre mantenendo lo stesso numero di protoni. Le unità di misura appunto del tempo di dimezzamento saranno il Becquerel e il Curie, proprio appunto dei due scienziati che si occuparono dello studio della radioattività, e in effetti il Becquerel misura un Becquerel appunto che equivale a una integrazione per secondo, mentre il Curie equivale a 3,7 per 10 alla 10 disintegrazioni al secondo. Andando avanti possiamo anche vedere appunto le applicazioni della stessa radioattività sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista anche per esempio della nostra vita quotidiana come per esempio l'energia. In effetti bisogna comunque precisare che non sono stati Marie Curie e Pierre Curie a scoprire la radioattività, ma siamo noi che quando veniamo al mondo siamo scoperti dalla radioattività, perché la radioattività è insita e naturale proprio nel mondo. Per quanto riguarda appunto la medicina, abbiamo delle applicazioni che riguardano la radiodiagnostica o anche la radioterapia, e in effetti la radiodiagnostica si occupa appunto dello sfruttamento di raggi X per poter effettivamente appunto diagnosticare delle malattie, in cui appunto un fascio di raggi X viene fatto passare attraverso un corpo e lo stesso fascio di raggi X può far vedere attraverso un rivelatore delle cose che noi con l'occhio umano non potremmo effettivamente vedere, così che poi appunto il medico possa effettuare una diagnosi. E fu lo stesso modo in cui la stessa Marie Curie, in effetti, nel periodo della Prima Guerra Mondiale, poi si occupò di aiutare e di diagnosticare appunto anche appunto attraverso la radioterapia tutti i feriti sul campo di guerra, anche con l'aiuto della figlia. La radioterapia, in effetti, sempre sfruttando l'utilizzo dei raggi X, consiste proprio nell'indirizzare questi raggi X, queste particelle ionizzanti, attraverso la massa tumorale, in modo da poter sconfiggere proprio appunto la massa tumorale che costituisce poi il tumore. Quelle poi che, tra l'altro, vengono utilizzate sono soprattutto raggi X e raggi gamma, appunto, radioattivi. Per quanto riguarda, oltretutto appunto abbiamo detto, l'utilizzo nella nostra vita quotidiana di radioattività e quindi dell'energia nucleare, abbiamo soprattutto l'utilizzo di uranio e plutonio, ma soprattutto dell'uranio. In effetti l'uranio viene appunto scisso, avviene questa fissione, questa detrazione nucleare, da un neutrone che andando a dividere l'uranio e a scenderlo andrà al tempo stesso a liberare una quantità davvero grande da una piccolissima parte di materia di energia.
Ed ecco perché molto spesso vengono appunto adoperate le centrali nucleari, proprio perché riusciamo ad avere una grandissima quantità di energia da una minima parte di elettrone. Per quanto riguarda al tempo stesso, comunque, se vogliamo anche proprio continuare il discorso delle centrali nucleari, al tempo stesso ci sono appunto anche le cosiddette scorie radioattive. In effetti le radiazioni che sono emesse dalla radioattività, dagli elementi radioattivi, possono intaccare direttamente o indirettamente il materiale genetico, e provocare degli effetti appunto sia dal punto di vista di mutazioni genetiche, quindi appunto abbiamo detto del materiale genetico, ma alle volte possono essere così tanto grandi, quindi rischiose, da poter portare anche alla morte degli individui. Quindi possono andare a modificare proprio i legami all'interno del materiale genetico, provocando delle mutazioni appunto abbastanza disturbanti.